Un moderno ecosistema di dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile, il titolo che abbiamo scelto per questa nostra 14ª conferenza nazionale di statistica dell'Istat. Quest'anno l'evento viene proposto in forma ibrida per le esigenze che ancora impone l'emergenza sanitaria. Parleremo di informazione, di comunicazione, di dati e lo faremo con protagonisti di diversi ambiti. Non solamente legati alla statistica ufficiale, ma che con i dati misurano l'attività di ambienti molto diversi che vanno dalle comunità, alla pubblica amministrazione, al mondo delle imprese e anche con l'informazione giornalistica, perché abbiamo visto in questo tempo che abbiamo attraversato di emergenza quanto una comunicazione in qualche modo travolta da una quantità di dati inediti per intensità di flusso e per novità hanno imposto e impongono quotidianamente a tutti noi un confronto piuttosto, come dire, complicato e difficile da gestire. Ne parliamo con Vanessa Palucchi, che è la portavoce del Forum Terzo Settore, Carlo Mocchi Sismondi, che è il presidente di Forum PA, Gaetano Fausto Esposito, direttore generale dell'Istituto Tagliacarne, che è il centro studi del sistema camerale delle Camere di Commercio, e Alessandra Racchi, la collega del Corriere della Sera, con la quale proveremo a tirare un po' le fila di questa nostra riflessione. Dunque, le nuove esigenze informative che si sono imposte, la nuova narrazione che si è imposta con l'esperienza della pandemia, con il tentativo appunto di accompagnare l'uscita dalla pandemia, questa fase di recovery, la prospettiva di un ciclo di policy importante che il PNRR dischiude per i prossimi 5 anni, con una narrazione che non potrà non fare riferimento in maniera forse diversa dal passato, appunto ai dati, alle statistiche e alla riflessione ancorata alle statistiche. I temi sono molto, molto vasti, molto, come dire, complessi, ma proprio per questo le testimonianze dei protagonisti forse sono il punto più interessante da cui partire. E io partirei da Vanessa Palucchi, la portavoce, come dicevo, del Forum Terzo Settore, un incarico che ha assunto, se non sbaglio, molto recentemente, per questo le faccio gli auguri da parte di tutti. Quali dati per supportare la progettualità del terzo settore? Una comunità che è un insieme, diciamo, della nostra società che non solamente con questa crisi, ma anche con le due precedenti profonde recessioni che hanno colpito l'economia italiana, ha dato prova in qualche modo di risposta diversa, inaspettata per certi versi rispetto all'economia tradizionale, all'economia di mercato, come si dice. Vanessa, a te come si dice, il campo in questi casi. Grazie, grazie innanzitutto degli auguri per il nuovo incarico e anche per questo momento di confronto. Ovviamente abbiamo sottolineato come la pandemia e le crisi dalle quali in fondo non siamo usciti ormai da qualche decennio, un decennio almeno a questa parte. E in questo contesto proprio la pandemia ha sottolineato il grande valore e il ruolo del terzo settore per un'infrastruttura sociale del nostro paese. Il terzo settore però ha bisogno sia di contarsi che di contare. Questo è molto importante perché pensiamo che sia un oggetto abbastanza sommerso ancora, anche se ovviamente è molto meno che nel passato. In questo senso, invito a mandare la prima slide, crediamo che l'Istat già abbia fatto un lavoro molto prezioso. In che senso molto prezioso? Noi dal 2001 seguiamo quello che l'Istat ha prodotto in relazione al mondo del terzo settore, la lettura, i dati sul no profit. È stata un'iniziativa per noi fondamentale per far conoscere il fenomeno del terzo settore a tutti quanti. Prima era molto più sommerso, lo avevamo di prossimità sui territori, ma non ne eravamo consapevoli probabilmente anche dell'entità.
e fare una fotografia puntuale, ma anche nel tempo leggere come il fenomeno si modifichi quantitativamente e qualitativamente, è fondamentale per dare anche una, a noi un'autolettura, ma anche una lettura di quello che è il peso che questo, i soggetti del no profit possono avere nella società e nell'economia del nostro paese. Gli enti stessi hanno necessità di acquisire questa autonomia, perché c'è una dimensione complessiva di questo mondo che va fotografata. È anche un mondo estremamente diverso, che va dalle associazioni al volontariato all'impresa sociale, giusto per citare, ma anche alle fondazioni, quindi giusto per citare i principali enti di aggregazione, e restituisce anche una lettura di quello che è un fenomeno italiano molto peculiare, che è la grande mobilitazione dei volontari. Sono migliaia e migliaia di persone che su questo fanno un lavoro e svolgono un ruolo che va anche proprio quantificato come benessere, andrebbe qualificato proprio come punto di benessere generale che è in grado di produrre, ma anche un peso economico occupazionale che sempre di più sta acquisendo importanza. So, quasi 1 milione di lavoratori lavorano all'interno degli enti del terzo settore, e anche far vedere in quale interrelazioni sta con il resto di altre realtà economiche, sociali e anche istituzionali. In tal senso l'Istat ha dato anche modo di supportare il terzo settore in un momento di cambiamento strategico, che è quello della riforma del terzo settore stesso. E un contributo fondamentale per la nascita del codice del terzo settore, se andiamo avanti, è stato dato proprio dall'Istat, facendo un lavoro essenziale fondamentalmente per far crescere un'attenzione sul mondo del terzo settore, ma anche dare una lettura corretta del mondo del no profit, che non è soltanto un'aggregazione di casuale di soggetti che costruiscono dal basso delle esperienze, ma piuttosto è un mondo sempre più organizzato che ha una definizione del ruolo di corpo intermedio che deve avere nel nostro paese. Senza questo lavoro di Istat, onestamente, non sarebbe stato possibile fare un lavoro anche di processo per arrivare al codice del terzo settore, fotografandone e percependone l'entità, e nemmeno la definizione. C'è grandissima varietà dei soggetti e degli enti del terzo settore, e questo definirli, leggerli, quantificarli è stato fondamentale, un lavoro di propedeutico per costruire poi anche un assetto normativo di tipo diverso. Ovviamente questo confronto è basato su chiedere quali sono le nuove esigenze, e quindi, se proseguiamo anche con le slide, dal nostro punto di vista quali sono le nuove esigenze. Ovviamente continuare sul lavoro, abbiamo detto anche nel tempo, l'Istat osserva gli stessi indicatori che noi possiamo vedere nelle varie azioni, e quindi per noi è importante sia questa analisi quantitativa che qualitativa. Dall'altro invece, proprio per la riforma del terzo settore, a noi occorrerebbe una definizione più puntuale di quelle che sono le differenziazioni all'interno degli enti del terzo settore stessi, sempre da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo. L'elemento qualitativo poi dirò perché per noi è molto importante. Un sottinsieme che è fatto, dico soltanto, le macro aggregazioni. Pensiamo solo agli enti del terzo settore che sono imprese sociali, o piuttosto le organizzazioni di volontariato, o piuttosto le APS, le associazioni di promozione sociale. Queste costituiscono tutte dentro una stessa cornice di enti del terzo settore, ma hanno delle loro peculiarità.
e hanno una loro definizione che va letta e va puntualmente rilevata. Un secondo punto delle nuove esigenze, invito ad andare avanti nelle slide. Da un punto di vista quantitativo è importante capire le corrette dimensioni. Noi abbiamo grandi reti organizzate, ma noi abbiamo anche un'infrastrutturazione di terzo settore molto puntiforme e anche costituito da piccole organizzazioni, e anche quello è molto importante rilevarle. Perché è importante? Perché spesso costituiscono anche quel patrimonio di capitale sociale che soprattutto in alcuni territori più marginali, piccoli e anche aree interne o quant'altro, costituiscono però una forza sociale insostituibile. Dal punto di vista qualitativo, ovviamente, questo ci è stato sottolineato anche recentemente dal presidente Draghi in un intervento. Al terzo settore viene, come dire, dato come riferimento il ruolo che prevede la Costituzione rispetto al superamento delle disuguaglianze e dare stesse opportunità. Quindi questo è anche un compito estremamente complesso e importante proprio dopo la pandemia, che lo viviamo come un'emergenza e una domanda sociale a cui rispondere. Ma sì, anche per quelle che sono le funzioni di fondo, cioè incrementare la partecipazione dei cittadini e creare fiducia e capitale sociale. In tal senso l'indagine e i lavori, l'analisi che è stata fatta sulla community building appunto proprio da Istat ci sembra una linea di ricerca che va continuata, perché coglie quell'aspetto quantitativo ma soprattutto qualitativo che a noi occorre per dare una complessa lettura del mondo del terzo settore. E infine un terzo punto per noi abbastanza importante rispetto agli enti non profit, e invito ad andare avanti nelle slide, su un'ipotesi di ricerca. Noi all'interno del registro unico del terzo settore con la riforma avremmo un trasferimento degli enti dagli enti, diciamo, no profit, tutti gli enti no profit, non tutti gli enti no profit però entreranno in questo registro e quindi staranno all'interno della logica della riforma. Per noi è molto importante capire cosa esiste in genere come mondo no profit e anche capire quali passaggi e quali processi occorre fare perché alcuni soggetti si sentano compresi all'interno di questa nuova normativa, che però prevede anche un nuovo ruolo, una nuova definizione, un nuovo compito del terzo settore rispetto ai territori, alle comunità. E quindi questo indicatore di lettura anche del perché non entrano questi soggetti per noi è importante per capire se la norma è adeguata o meno rispetto a fotografare complessivamente questo potenziale del capitale sociale composto dai soggetti del terzo settore. Grazie, e la presentazione è terminata e ovviamente lasciamo i nostri riferimenti se dovessero essere utili. Grazie dottoressa Palucchi, anche per la sintesi, ci consentirà probabilmente di fare un secondo giro e di coinvolgerla. Passiamo in qualche modo da una riflessione che ha coinvolto la comunità a una invece testimonianza che riguarda lo Stato, la pubblica amministrazione. I gap informativi delle pubbliche amministrazioni hanno, come dire, in qualche modo caratterizzato e punteggiato un po' quella fase che abbiamo attraversato, ma hanno anche fatto vedere un po' in prospettiva le potenzialità di una pubblica amministrazione che nel frattempo, già prima della crisi, si stava trasformando e si stava trasformando in con una velocità e con delle modalità molto particolari, molto interessanti. Ne parliamo e sentiamo dalla testimonianza di Carlo Amofi Sismondi, che è il presidente di Forum PA, che ringrazio e a cui do la parola. Grazie Davide,
Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, un grazie particolare a Istat con cui collaboriamo da tanti anni con reciproco affetto, penso, insomma, se mi permettete questo, permettete un termine di questo genere parlando di un'istituzione, però insomma c'è veramente un affetto che riguarda Istat. Mi metto a parto col cronometro, come dicevo appunto sono Carlo Mochi Sismondi, Forum PA, da circa 32-33 anni mi occupo di guardare le pubbliche amministrazioni. Condividiamo adesso il nostro schermo. Ok. Eccoci. Allora, il titolo che mi è stato dato sono i gap informativi nelle amministrazioni pubbliche. Tendo a sottolineare il plurale, le amministrazioni pubbliche, anche se ovviamente per velocità noi parleremo abbastanza in generale, sono tante e diverse. Mai parlare di pubblica amministrazione in senso unitario, perché non sono la stessa cosa. Un piccolo comune non è lo stesso di un grande ente, che non è lo stesso di un ministero, che non è lo stesso di una città metropolitana, e così via. Andiamo avanti, faremo questo percorso abbastanza rapidamente, quindi cercate di seguirmi, io cercherò di non perdere tempo. Un gap informativo è un gap di fiducia, diceva conoscere per deliberare, una predica inutile se vi ricordate in Audi, condividere la conoscenza per rompere silos, interoperabilità e accesso dei dati per semplificare, in evidenza appunto quello che serve, serve di deliberare, di rompere silos, di semplificare, di ridurre la simmetria informativa, ma tutto questo non è gratis, come vedremo. Quando parliamo di gap, intanto a volte si confonde con debolezza. Gap non è una debolezza, gap, come sa chi scende dalla metropolitana, è un distacco. Allora, qual è il distacco della pubblica amministrazione, che soffre la pubblica amministrazione dalla realtà attraverso dei bisogni di dati, di informazioni che non sempre vengono soddisfatti e di cui insomma in questo momento stiamo parlando. Lo vedremo in quattro aspetti diversi, partendo da un presupposto che i gap informativi creano gap di fiducia, quindi il distacco che vediamo adesso, così importante, così preoccupante, tra le istituzioni e i cittadini, tra gli organi di rappresentanza e i cittadini, e spesso deriva anche, non solamente ovviamente, ma anche da gap informativi, da non essere riusciti a rompere le asimmetrie informative. Le vediamo da quattro punti di vista velocemente. Primo dato, dai dati e alle informazioni per decisioni migliori e organizzazioni più forti. Il titolo non è mio, è di un bel libro che vi consiglio di leggere, La Data Science nella realtà, di Kenneth Redman, molto bello, molto interessante, che ci dice appunto che i dati fanno decisioni migliori, ma fanno anche organizzazioni più forti. E abbiamo detto tantissime volte, in un'ottica smart le amministrazioni devono prendere decisioni suffragate dall'evidenza di dati. La pandemia ce l'ha messa in evidenza in maniera patente per tutti, nessuno più ha dubbi su questo, ma questo non si può fare senza una collaborazione vera tra le varie realtà presenti sul territorio. I dati non sono nella pubblica amministrazione, non sono posseduti dalla pubblica amministrazione, ma neanche dalle pubbliche amministrazioni. Non sono tutti in mano pubblica, non sono tutti in mano privata, non sono tutti in mano del terzo settore. Si richiede, per poter prendere decisioni migliori e organizzazioni più forti, si richiede una collaborazione costante per arrivare appunto alla famosa data driven decision, che non deve essere solo uno slogan da convegni. Per questo dobbiamo renderci conto che i dati non sono beni rivali, così come si dice. Più riusciamo a distribuirli, non li perdiamo, anzi ci arricchiamo. Ne facciamo una parte di un interesse pubblico. Ma allora come possiamo fare questa cosa? Possiamo fare solo se si migliora la capacità di aggregare dati che vengono da molte fonti diverse. Perché ho messo una bicicletta? Perché una bicicletta è un caso caratteristico. Bicicletta in concessione, come questa di Movi, ma ce ne sono tante altre, non è una pubblicità a Movi. E cosa fanno? Sono una grandissima quantità di dati, quando le prendo, dove vado, come giro. Questi dati sono normalmente ancora in possesso delle aziende concessionarie. Cercare di metterli insieme, creando un grande sistema informativo, è quello che si può fare.
cito un esempio, ma ce ne sono tanti altri, quindi cito il Controcomune di Firenze solo perché io sono di Firenze e quindi per spiccato campanilismo. Ma la Controcomune di Firenze è un sistema di elaborazione integrata di dati in tempo reale che vengono però da tante parti, dalla Polizia Municipale, dal gestore della rete semaforica, dall'azienda dell'esercizio del trasporto, dalla raccolta dei rifiuti, dalle reti idriche, dal gas, da tanti operatori diversi, oltre ovviamente a tutti gli operatori del comune, gli operatori della città metropolitana, gestiscono i dati e li conferiscono a un punto unico che ha il controllo della città. Questo è un esempio caratteristico per prendere decisioni. Andiamo avanti, secondo punto. Secondo punto è altrettanto importante. Se non condividiamo i dati, non rompiamo i silos. Allora, si parla tante volte, un altro degli slogan, dei luoghi comuni, ma è anche molto vero che la pubblica amministrazione lavora per silos che non si parlano tra di loro. Abbiamo bisogno di creare, invece, se vogliamo orientarci verso missioni strategiche, il PNRR in questo momento ce lo impone assolutamente. Quindi dobbiamo orientare tutta l'azione dell'amministrazione pubblica, partendo dall'Europa, arrivando all'ultimo comitato di quartiere o comitato di cittadini nei luoghi, nel quartiere, dobbiamo creare filiere amministrative verticali che siano orientate a queste missioni. Filiere amministrative verticali vuol dire che siamo tutti, tutta la filiera è corresponsabile dello stesso risultato. Pensate per esempio alle politiche per una periferia, per un'area marginalizzata. Pensate alle politiche contro la povertà educativa o alle politiche contro il divario di genere, ne cito solo tre, potrei citarne 30. Ciascuna di queste non vede un'amministrazione coinvolta, non vede tante amministrazioni coinvolte e queste amministrazioni coinvolte non possono lavorare insieme se non mettono in comune i dati. Se questa messa in comune dei dati, delle informazioni, non permette uno sforzo congiunto di più livelli di governo. Perché qui vi faccio un esempio. La rigenerazione delle aree marginalizzate di cui abbiamo parlato, che coinvolge tutta la filiera, dai programmi europei, pensate ai programmi appunto, programmi sia diretti che indiretti di sovvenzioni, di incentivi e di finanziamenti europei, fino ai comitati di quartiere, alla cittadinanza organizzata, passando per Stato, INPS, regioni, comuni, municipi. Se in questa filiera non passano le informazioni, non passa neanche l'azione. L'azione viene bloccata perché la mano sinistra non sa quel che fa la destra e sostanzialmente diventa impossibile in questo senso creare una filiera verticale. Andiamo avanti al terzo esempio, così cerchiamo di rimanere nei tempi. Il terzo esempio è quello riguardo alla semplificazione. Se non c'è accesso ai dati, non c'è semplificazione. Ve lo dico in maniera apodittica. Senza l'accesso generalizzato ai dati non esiste possibilità di semplificare i procedimenti burocratici. La PA semplice è la PA che si fida dei cittadini, ma non è una PA stupida, quindi si fida se insieme a fidarsi e quindi a spostare i controlli da controlli ex ante a controlli ex post, creando in questo momento, in questo modo una grandissima semplificazione delle pratiche, deve essere in grado di controllare. Ma se non esiste interoperabilità, quindi non esiste la possibilità di scambiarsi dati e informazioni tra le amministrazioni, ovviamente questi controlli ex post sono semplicemente impossibili. Allora che si fa? O si dice, oddio mio, abbiamo dato il reddito di cittadinanza al mafioso, e allora torniamo ai controlli preventivi, come ho sentito sui giornali, come fa a dividere, oppure creiamo delle vere condivisioni dei dati che permettano veramente dei controlli ex post severi, precisi, mirati, con provvedimenti anche nel nostro servizio su chi in qualche modo tradisce la fiducia di una pubblica amministrazione che deve però Io fidarsi. L'esempio caratteristico è quello sul ho sì? sentito. Scusa, Carlo. No, è che c'era un vuoto d'audio, a un certo punto non ho sentito molto bene, però prova a ripartire. Dicevo che un Prego. esempio caratteristico di questa necessità di dati per la semplificazione è quello che riguarda il welfare. Il welfare deve essere semplice, veloce, più vicino, più sostenibile, ma questo è impossibile se i dati e le informazioni non sono condivise e disponibili a tutti i soggetti. Ancora oggi i comuni non hanno informazioni dirette
delle azioni di sostegno che svolge l'INPS, il sistema sanitario regionale. Il comune non sa i provvedimenti che l'INPS fa su ogni singolo cittadino, il sistema sanitario regionale non è a conoscenza delle azioni che sta facendo il comune. Intorno al cittadino non si crea una condivisione di dati, ma si crea un cittadino spezzettato tra mille fonti diverse e che non riescono a creare una politica unitaria. Veniamo al quarto punto. Il quarto punto è la partecipazione e accountability. Anche qui i dati sono fondamentali. L'obiettivo di un'amministrazione condivisa è la stella polare di ogni innovazione. Non riusciamo a fare innovazione se non esiste una pubblica amministrazione che disegna politiche a misura delle persone nei luoghi. Quindi la condivisione, la compartecipazione, è molto interessante quello che ci diceva la professoressa Pallucchi sul terzo settore, se non riusciamo a capire che la cittadinanza in qualche modo deve essere la protagonista, la cittadinanza organizzata deve essere la protagonista delle politiche, questa con un'amministrazione condivisa non è possibile. Ma se non è possibile l'amministrazione condivisa, non è possibile neanche la partecipazione e a questo punto non è possibile neanche quella condivisione degli obiettivi che è sempre necessaria, ma ancor più necessaria in questo momento. Dobbiamo fare una coraggiosa politica di trasparenza e di collaborazione che riduca drasticamente la simmetria informativa. L'abbiamo visto sui dibattiti pubblici, l'abbiamo visto sugli effetti NIMBY. Ove non si abbatte la simmetria informativa, noi non riusciamo a creare delle politiche che siano effettivamente condivise. Qui l'esempio che ho è solo parzialmente positivo, è l'esempio del PNRR, dell'Italia Domani. Qui la parte ascendente, quindi la parte della costruzione del provvedimento, tutto è stato meno che un processo partecipato. Non è stata la simmetria informativa, è stata massima, quel provvedimento è stato scritto in maniera, l'abbiamo trovato scritto, l'abbiamo guardato in varie versioni, ma senza mai poter in qualche modo intervenire nella sua costruzione. Adesso siamo nella fase discendente, quindi nella fase di attuazione. In questo momento è altrettanto importante il portale Italia Domani, di cui ho messo il logo, che costruisce veramente un momento di condivisione dei dati e delle informazioni. Ho chiuso. E l'ultima slide ci dice che tutto questo, questi quattro aspetti che abbiamo visto, non si riducono i gap informativi in maniera gratuita. Servono risorse e competenze. La più grande bufala che ci hanno cercato di ammanire è che esiste informazione, che esiste innovazione con invarianza di spesa. La piccola clausola finale, che tutto questo deve avvenire nell'ambito delle risorse esistenti, vuol dire che io non voglio fare informazione. È necessario invece un investimento importante per la qualificazione delle persone, un investimento importante per nuove assunzioni e nuove professionalità della pubblica amministrazione, e per questo abbiamo oltre 1,5 miliardi nel PNRR. Dobbiamo cercare di spenderlo bene, perché la situazione attuale nella pubblica amministrazione è tutt'altro che rosea. Non investiamo in formazione, l'età media avanza drammaticamente, lo sappiamo. Attualmente spendiamo 48 euro di formazione per ogni dipendente, che vuol dire circa una giornata di formazione a testa, ma la scuola, per esempio, che ha tanto bisogno, non riesce a avere più di 3 ore, e normalmente questa formazione deriva solo sugli adempimenti. Grazie a tutti, questi sono i miei dati, a risentirci quando volete su questo indirizzo di posta elettronica. Grazie Carlo Sismondi, eccoci qui. Grazie anche e soprattutto per quest'ultima testimonianza sulla necessità di un maggiore investimento in formazione nella pubblica amministrazione, perché non può le pubbliche amministrazioni, come dici tu, giustamente sono soggetti molto diversi, non possono non partecipare e non essere all'altezza di una società che si scambia informazioni in maniera vertiginosa e a volte forse poco sensata, appunto un contenuto di significato e di senso può per l'appunto venire da un soggetto come le pubbliche amministrazioni. Passiamo a un altro ambito ancora, che è l'ambito del mercato. Il mercato è il sistema delle imprese e il tipo di
informazione statistica per lo sviluppo che queste imprese hanno, di cui queste imprese hanno bisogno, e oltre che una informazione statistica puntuale a cui siamo abituati da molto tempo oramai per l'analisi della congiuntura, per l'analisi della struttura delle imprese, forse l'esperienza da cui siamo usciti e stiamo uscendo, speriamo stiamo velocemente uscendo, che si esca velocemente, richiede al mondo delle imprese un tipo di informazione nuovo, forse più di contesto, capire dove siamo adesso, capire qual è il quadro di insieme oltre al dato puntuale sulla variazione congiunturale relativa a questo o quell'indicatore dell'economia reale. Un contesto necessario per disegnare strategie di sostenibilità e strategie di raccolta dati per decidere che forse è un po' diversa da quella che è stata utilizzata nel passato. Ecco, di questo parliamo con Gaetano Fausto Esposito, lo presentavo all'inizio insieme a tutti gli altri nostri ospiti, è il direttore generale dell'Istituto Tagliacarne, che è il centro studi e analisi economiche del sistema camerale. Gaetano Fausto, a te il campo. Grazie, grazie moltissimo per l'attenzione. Sì, come tu dicevi, noi ci soffermeremo su alcune considerazioni che riguardano la domanda, la nuova domanda delle imprese, anche alla luce di quello che sta succedendo oggi, direi. E quindi fare qualche considerazione più generale su quali possono essere gli orientamenti al riguardo per una informazione che, come vedremo alla fine di questo intervento, dovrà essere sempre più integrata da sistema pubblico ed imprese. Io cercherò di ripercorrere alcune fasi di quello che mi sembrano essere state le principali trasformazioni dovute sia alla pandemia, ma in realtà partono da un po' di tempo. Queste trasformazioni la pandemia le ha sostanzialmente accelerate. Diciamo che c'è obiettivamente da riflettere su come è cambiato il paradigma informativo delle imprese e probabilmente su quali sono le necessità di integrazione tra informazione pubblica e informazione che proviene dalle imprese, oltre che viene richiesta dalle imprese. E come diceva quello, per essere breve, partiamo da lontano e partiamo da Melchiorre Gioia. Allora, Melchiorre Gioia, come ritengo molti di voi ne sappiano, è la persona che ha scritto la filosofia della statistica, ma in realtà, visto che noi stiamo parlando di Conferenza Nazionale di Statistica, quindi parliamo sostanzialmente e comunque in maniera prioritaria degli enti del SISTAN, lui è stato il nostro collega ante litteram, perché lui nel 1807 è stato il primo responsabile dell'ufficio di statistica di Milano. Al di là di questo dato, perché proietto questa slide? Perché lui ha dato una indicazione di quelle che sono le finalità, la base della filosofia della statistica, su cui noi negli anni ci siamo attenuti nel tempo, cioè quella che la statistica è una cognizione ragionata di norme generali per ricercare, serve una raccolta delle fonti cui attingere i dati, e lui parlava dei sintomi per riconoscere i fenomeni, oltre che fornire dei principi per giudicare. Ebbene, allora, per rappresentare una cognizione ragionata, noi in genere facciamo riferimento a dei comportamenti medi. I processi di aggregazione che noi utilizziamo sono processi che poi alla fine, per essere aggregati, ci danno luogo a comportamenti e tendenze medie. Per definire le fonti e i sintomi servono dei soggetti credibili che producono le informazioni statistiche. La statistica nasce come disciplina alla base dello Stato. E quindi l'elemento di credibilità dell'informazione è un elemento in qualche modo genetico e diventa ancora più importante, come vedremo, quando i dati non vanno soltanto ricercati e prodotti, ma possono essere estratti e vengono largamente estratti da quelli che sono, per esempio, i fenomeni della rete digitale. Per consentire di giudicare, la statistica deve essere di supporto al processo di valutazione di destinatari. Nel nostro caso, quindi, la statistica deve essere utile a un processo decisionale che si realizza all'interno delle imprese.
Allora, una considerazione che si focalizza sulle imprese, ma la statistica a cosa può servire per le imprese? Allora, io ho cercato di metterlo in relazione con quello che è il modello di business aziendale. La statistica deve in qualche modo fornire le informazioni statistiche, insieme a tante altre informazioni, devono fornire degli elementi per aggiornare il business model aziendale. E il business model aziendale è una modalità che sta avendo delle fortissime sollecitazioni proprio con i fenomeni di cambiamento che sono stati accelerati dalla pandemia. Qui io ne ho citati tre, ce ne potrebbero essere tanti altri. Però, diciamo, in primo luogo c'è un incremento fortissimo della incertezza dei mercati. Non che i mercati prima della pandemia fossero certi, però la pandemia ha inserito un dato, come vedremo tra un attimo, di incertezza assolutamente strutturale. Poi c'è il processo di datification, era in corso da tempo, cioè quello della trasformazione dei dati in comportamenti umani leggibili, al quale la pandemia e la ricerca di informazioni, e diciamo anche la diffusione di strumenti digitali che la pandemia ha accelerato, a cui ha dato uno sviluppo fondamentale. Ma soprattutto c'è la necessità di... tenuto conto di questi elementi, di individuare degli scenari qualitativi da parte delle imprese, anche scenari qualitativi che non sono direttamente connessi all'utilizzo di singoli dati, ma servono proprio per realizzare un'analisi e un cambiamento del business model. In altri termini, a me sembra che c'è stato un passaggio in atto da alcuni anni, ma molto accelerato adesso, tra informazioni storiche puntuali, informazioni che noi pensavamo di produrre, che abbiamo sempre pensato di produrre alle imprese, dicendo l'impresa vuole dati puntuali, a informazioni che sono invece molto orientate a dare una descrizione dei fenomeni cui i soggetti destinatari, nel caso specifico le imprese, con cui i soggetti destinatari si devono confrontare. Allora, tutto questo che conseguenze ha sull'informazione statistica, segnatamente per le imprese, ma in generale? Allora, citando Melchiorre Gioia, ho detto che il processo di sintesi dei dati passa per posizioni medie. Ecco, ma le posizioni medie e mediane, oggi come oggi, sono delle posizioni assolutamente evanescenti. Recentemente uno dei guru, probabilmente il più conosciuto guru del marketing, che è Philip Kotler, insieme a altri due autori che non pronuncio perché mi mette in difficoltà la pronuncia, diciamo, ha scritto un volume che si chiama Marketing 5.0, in cui sottolinea proprio come per capire i fenomeni occorre ragionare in una logica polarizzata. La pandemia è stata descritta come un cigno nero. In realtà già la crisi del 2008-2009 era stata descritta da Nassim Taleb come un cigno nero. Questo ci riporta al discorso dell'incertezza. Quando noi lavoriamo in un contesto di incertezza ontologica, quello che Taleb descrive le posizioni di estremistan, è chiaro che il dato, anche se storico, ci dà un significato molto, molto poco spendibile, soprattutto in una logica futura, visto che poi l'esigenza dei vari operatori, segnatamente delle imprese, è quella di costruire degli scenari anticipatori. Quindi noi, ribadisco anche la slide precedente, abbiamo sempre più l'esigenza di passare da informazioni a elementi che ci consentano di orientarci sui fenomeni, in altri termini a qualcosa che ha a che fare con un contesto fenomenologico. Le imprese hanno bisogno di ricostruire contesti fenomenologici, anche magari utilizzando delle connessioni che sono molto lontane dal mercato di riferimento. Allora forse può essere utile capire che per le imprese l'informazione deve essere inserita all'interno di una catena del valore, una catena del valore in cui ci sono diversi passaggi di composizione dei dati e si possono realizzare anche diversi mix tra dati di fonte esterna, dati di fonte interna, dati estratti dalla rete,
E qui emerge molto, diciamo, il concetto anche dei big data, il ruolo ormai preponderante che hanno i big data al riguardo, i big data per ricostruire informazioni fenomeniche, fenomenologiche. Allora, se un po' di tempo fa Carl Shapiro e Al Varian, nel loro testo che è stato un riferimento per molto tempo, che è Information Rules, si occupavano di quello che è il valore informativo e dicevano che noi dobbiamo fare in modo che le informazioni che vengono estratte e comunicate siano effettivamente utili. Oggi probabilmente il concetto di utilità è un concetto che va rivisto, ripensato e aggiornato, in quanto l'utilità di un'informazione per l'impresa, ma anche per altri soggetti, prima si è parlato del terzo settore, Carlo Sismondi ha parlato dell'informazione dalla e per la pubblica amministrazione. Allora, questo concetto deve entrare all'interno di quella catena del valore, quindi si deve combinare all'interno di quella catena del valore che serve per ricostruire fenomeni futuri. Allora, e qui c'è quello che dicevo prima, l'informazione puntuale. Noi che ci occupiamo di analisi statistiche, spesso ci è stato detto servono dati puntuali, dati troppo generali non consentono di cogliere i fenomeni. Ecco, quindi ci siamo molto focalizzati sul dare risposte puntuali a bisogni puntuali. Le imprese hanno bisogno di informazioni sul livello dei prezzi? Benissimo. Allora, a questo punto noi cerchiamo di dare un dettaglio molto forte sui singoli prezzi. In realtà, man mano che ci spostiamo nelle zone, come diceva Taleb, di estremistan, che rappresentano poi la situazione ordinaria, di incertezza ontologica, probabilmente servono sempre più informazioni di scenario in una logica strutturale, informazioni di scenario che possano aiutare anche a ricostruire dei processi qualitativi. E sempre più anche magari distanti da quello che è il principale motivo che ha portato alla elaborazione di quel tipo di informazione. Come per esempio per avere scenari sulle tendenze di consumo, probabilmente sono molto utili i dati demografici, anche se sono stati pensati evidentemente per un contesto diverso. E qui nasce il tema della integrazione dell'informazione statistica con i big data. Non vi sto qui a ripetere proietto questa slide più che altro per far capire che noi oggi le stime che vengono fornite dello sviluppo del traffico globale dei big data triplicano i valori rispetto al 2020, ma in realtà, a mio modo di vedere, sono anche stime eccessivamente caute. Noi non sappiamo in questo sviluppo esponenziale di quanto crescerà il panorama, diciamo, dei big data. Sappiamo soltanto che ci dobbiamo attrezzare per farlo, tanto è vero che la stessa Istat, parlo proprio dei prezzi, sta cercando di utilizzare delle procedure di data scanning per tirar fuori i prezzi. Io però sottolineo anche le enormi potenzialità di analisi testuale. Tanto è vero che c'è un recente studio della Banca d'Italia proprio sulla tematica dei prezzi che evidenzia come analizzando Twitter si possa riuscire ad avere delle previsioni che rapportate con i dati Istat sono molto coerenti e addirittura sono anche più efficienti. E andiamo come si stanno organizzando le imprese. Allora, questa è un'analisi dell'Osservatorio Big Data e Business Analytics del Politecnico di Milano. Se noi guardiamo l'ultimo anno, cioè il 2021, vediamo che il segmento di mercato degli analytics, diciamo, delle imprese, che ha ricevuto uno dei maggiori incremento è esattamente quello che è indicato con il numero 12, che riguarda l'ambito dei data science e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi le imprese si stanno sicuramente molto muovendo su questa linea. In realtà c'è il numero due, questo farà piacere a Carlo Mo che Sismondi, che in assoluto ha ricevuto il maggior incremento, sono i dati del Data Governance Platform, però se voi vedete la dimensione quantitativa, i dati relativi all'attività di data science e intelligenza artificiale sono sicuramente
quantitativamente più elevati, diciamo, come volume di spesa rispetto ai precedenti. Che significa? Significa che molti studi a livello internazionale dimostrano come le imprese che hanno buone performance sono quelle che migliorano il loro utilizzo, diciamo, di big data. Perché poi alla fine, ma le imprese, abbiamo detto, vogliono modificare il loro business model, ma il business model chiama le strategie. Due sono i segmenti principali che incidono sulla strategia e su cui bisognerà orientare la ricerca. Le fenomenologie di mercato, ma questo sono è un dato, come dire, storico. Io ricordo che Tagliacarne, Guglielmo, già negli anni 20 ragionava sulle statistiche per il mercato, perché quello era, diciamo, un elemento di focus delle aziende. Oggi, soprattutto quello che sta succedendo, si stanno sempre più richiedendo informazioni sulle tematiche logistiche. E allora, se tutto quel processo che ho descritto è un processo che vi sembra convincente come analisi, serve sostanzialmente, volendo individuare il futuro dell'informazione statistica pubblica per l'impresa, capire quali sono gli elementi di integrazione, cioè come l'attività di fornitura delle statistiche pubbliche possa interagire con l'informazione che invece è estratta direttamente dalle imprese. E allora, se l'attività di fornitura di informazioni, o meglio dire, di elementi fenomenologici informativi sullo scenario deve essere sviluppata, serve anche che nel momento in cui si elaborano questo tipo di informazioni o si definiscono gli scenari, in qualche modo i produttori di informazioni pubbliche abbiano in testa quello che è il modello interpretativo o i vari modelli interpretativi in cui queste informazioni possono essere utilizzate. In altri termini, è come se anticipassero, dovessero un po' anticipare, almeno in termini potenziali, gli utilizzi. Ma e allora, e qui arriviamo al tema conduttore della conferenza di statistica, serve all'interno di un processo di integrazione informativa dar vita a un vero e proprio ecosistema informativo per le imprese. Dar vita ad un ecosistema informativo per le imprese significa non soltanto porsi sul versante dell'offerta di informazioni il tema di quali sono le statistiche o le informazioni, come ho detto, fenomenologiche o fenomeniche per le imprese, ma significa anche sollecitare le imprese a fornire nel loro interesse quali possono essere, diciamo, delle migliori informazioni sulle loro attività. Ad esempio, qui ho riportato il discorso dei codici Ateco. Molto spesso, soprattutto le imprese di minori dimensioni, considerano il codice Ateco come un adempimento burocratico, e ce ne siamo accorti invece sul discorso dei lockdown, cosa è significato per molte imprese non essere state individuate o non essersi individuate correttamente nel codice Ateco di riferimento per poter continuare a sviluppare o a svolgere la loro attività oppure ad essere chiusi. Quindi in questo circuito, secondo me, è il compito del sistema. Cioè, alla fine il SISTAN e gli enti del SISTAN, incluso la componente imprenditoriale, ma direi tutti gli enti del SISTAN, devono in qualche modo agire nel alimentare questo processo. E allora abbiamo alcuni problemi aperti. C'è il problema di come i modelli ex ante, su come realizzare processi di integrazione, ma soprattutto, e qui ritorno al discorso del SISTAN, su come stabilire una rinnovata modalità di interazione con le imprese. E qui noi siamo un centro studi delle Camere di Commercio, quindi anche il sistema camerale può fare la sua parte. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Gaetano, grazie per gli spunti molto interessanti, diciamo soprattutto anche per il riferimento al sistema SISTAN, che appunto è un po' una protagonista che potrebbe assumere una dinamica nuova dopo appunto il passaggio di cui dicevamo siamo stati protagonisti coinvolti. Non vedo in collegamento, non so se ancora c'è in collegamento a Alessandra Arachi, chiedo magari anche un supporto alla regia perché non... Eccomi. Ecco qua, eccoci, perché non la vedevo a schermo e quindi... mi chiedevo, ecco qua Alessandra, ciao Alessandra, ciao. È ancora grande,
e ancora grazie per essere qui. Dunque, io da questo insieme ti coinvolgo un po' per una prima riflessione che magari ci aiuta ad aprire un giro di riflessioni con i colleghi che partecipano a questa nostra tavola rotonda. Una delle considerazioni che di solito si fa in ambito statistico in questi contesti di estrema incertezza, come diceva poco fa Esposito, di attenzione alle estreme più che alle medie, perché le medie cominciano a dire sempre meno e i fenomeni che bisogna cogliere sono sempre più volatili. Il dibattito di solito è: dobbiamo cercare di cogliere i segnali, distinguerli dai rumori di fondo, e per cogliere questi segnali dobbiamo produrre delle statistiche il più veloci possibili, il più tempestive possibili, ma senza perdere la qualità del dato statistico che lo distingue appunto da un altro tipo di informazione. Ecco, questo trade-off, dopo questa esperienza, dal tuo punto di vista, cioè di una giornalista molto attenta a raccontare le dinamiche sociali, oltre che diciamo i fenomeni più in generale che hanno in qualche modo riguardato anche l'ambito scientifico, come vedi questo, in questa fase questo trade-off difficile da colmare anche con le risorse date? Allora, quello che volevo dire io, parto proprio rapidamente da quello che Davide Colombo ha appena detto e che caratterizza oggi più che tanto tempo fa la velocità. Questo è sicuro, perché soprattutto alla luce di quello che tutti hanno citato, l'emergenza sanitaria, ma anche la, che non è stato invece citato, l'evoluzione molto importante sull'aspetto climatico del nostro pianeta, richiedono velocità, soprattutto ovviamente quando parliamo di media come i quotidiani, le radio, la televisione. E va da sé che proprio questa emergenza sanitaria, come appunto l'aspetto climatico, ha incrementato notevolmente l'interesse dei cittadini sui dati, cosa che prima, proprio perché io mi occupo di dati statistici, soprattutto riferiti all'offerta dell'Istat da molti anni, mi rendo conto quanto era più difficile prima far passare l'attenzione ai numeri. Adesso i cittadini sono molto attenti ai numeri, proprio perché stimolati da questi interessi personali. Noi ce ne accorgiamo perché ci arriva proprio un'interazione con loro, ci, tra virgolette, correggono, addirittura stanno molto attenti a quello che noi proponiamo, cosa che prima era molto differente. Quindi questo è molto positivo proprio per l'interesse sui numeri, che prima era molto più assente. Però bisogna stare attenti che proprio questo interesse molto circoscritto alla pandemia e al clima, il clima, io me ne occupavo 10-15 anni fa, passava assolutamente in secondo ordine. Adesso questo è molto, diciamo, si è molto evoluto e riguarda proprio l'interesse dei cittadini, però non bisogna stare attenti che proprio al discorso che hanno fatto tutti e tre i relatori, questi due temi hanno fagocitato molto gli altri. Sempre per l'interesse che ho avuto io in passato, mi viene da citare, proprio per puntualizzare alcuni interessi, alcuni temi, per esempio quello che ha detto Valeria Pallucchi all'inizio, come valorizzare i dati del terzo settore. Un tempo meno interessati ai dati, ma più interessati ai temi anche qualitativi, oggi sono un po' nascosti, come proprio il settore sociale. Parlo degli stupefacenti, per esempio, che prima erano molto presenti, anche l'interesse a dati sociali come l'emarginazione, la stessa prostituzione, erano dati che sui giornali andavano molto proprio nell'impatto che avevano sui cittadini, come appunto ho detto prima, la fotografia del tessuto sociale, oggi è molto fagocitata dagli altri due temi principali. Però non bisogna essere negativi, perché secondo me tutto questo aspetto che abbiamo appena citato, soprattutto della pandemia, ha preparato i cittadini al futuro.
cioè quello che prima non era, non era un'esigenza informativa, adesso lo è. Quindi sono, come dire, ottimista per quello che riguarda il piano, il panorama che si prospetta quando, come abbiamo detto tutti, speriamo prestissimo, questa pandemia ci abbandonerà e abbandonerà anche i temi molto preponderanti nei media tradizionali, sui giornali, la televisione, la radio. Nel frattempo mi viene da dire quello che è stato citato dai relatori, soprattutto adesso da Gaetano Fausto Esposito, l'uso dei social. Cioè, per supplire a quello che i media tradizionali adesso trascurano, può essere molto utile la veicolizzazione sui social, perché non è vero che i cittadini non sono interessati agli aspetti sociali, perché impattano ovviamente sulla vita quotidiana. Quindi questo, in questo momento che viene appunto fagocitato dagli interessi, si è visto per esempio quando in questi mesi la pandemia è un po' scemata sull'interesse sociale, perché avevamo per fortuna meno casi, meno emergenze, cosa che adesso purtroppo sta risalendo, e quindi l'interesse non è, c'è una richiesta di informazione molto forte rispetto all'offerta che viene data. Quindi i social possono veicolare questa richiesta. Parlando invece del, e questo sicuramente nell'impatto sociale, volevo soffermarmi invece anche sulla richiesta di informazione su quello che riguarda la pubblica amministrazione e le imprese, che sono state anche oggetto del nostro panel, e mi è sembrato molto importante l'interesse, come dire, quello che è stato citato da Gaetano Esposito sui dati puntuali. I dati puntuali sono molto importanti perché facilitano l'informazione e la comunicazione, perché una cosa che è molto difficile da veicolare appunto sia nella pubblica amministrazione sia nelle imprese e nell'economia in generale è proprio questa facilitazione dei dati, che è quello che richiede, perlomeno nella parte più cioè più grande dell'informazione, non dell'informazione specializzata, è proprio necessario avere un'informazione semplificata. Certo, questo è tanto più difficile, soprattutto per la pubblica amministrazione, quando è proprio la pubblica amministrazione che non comunica con se stessa, come è stato detto. Questo però ovviamente non è un problema dell'informazione dei media, ma è un problema della pubblica amministrazione, che più viene semplificato e più ovviamente l'offerta può essere utile per noi che recepiamo questi dati. Comunque i dati puntuali sicuramente è una cosa che appunto semplifica molto e che può essere utile a noi che dobbiamo veicolarla. Vabbè, ho parlato fin troppo per quello che volevo dire rispetto al dialogo che vorrei avere con i relatori. No, ma assolutamente, Alessandra, ti ringrazio perché hai dato degli spunti, secondo me, notevolmente interessanti. Una delle cose che mi ha fatto riflettere rispetto a questa tua considerazione, tanto questa domanda offerta, cioè una domanda di informazione, una domanda di dati in questa fase forse molto superiore a quella che è la capacità di risposta, cioè la capacità di offerta. Questo è un primo punto, secondo me, molto interessante. E l'altro è quello del dato come bene pubblico, richiamato a uno dei passaggi della presentazione di Mochi Sismondi, cioè quello del dato bene pubblico. Io ho pensato a quanto questo dato bene pubblico incrocia forse un po' male con la dimensione invece della privacy. C'è una grande attività sui social che cerca di colmare il gap da parte dei cittadini, diciamo, però c'è anche una formidabile attenzione alla privacy che in qualche modo
forse limita la produzione di questo bene pubblico così essenziale che è quello del dato, del nuovo dato statistico. Siccome ci deve lasciare, io vorrei provare su questi temi a chiedere una riflessione alla portavoce del Forum Terzo Settore, Vanessa Palucchi, dal suo punto di vista, dal suo fronte, a pochi minuti, per dirci che tipo di riflessioni le vengono dai tantissimi spunti che sono arrivati finora. L'audio, forse l'audio devi andare. Ok, scusate lo spostamento di posizione. Tre considerazioni volevo fare da questo interessante scambio. Il primo è la necessità sicuramente di avere appunto gli estremi piuttosto, la significatività degli estremi piuttosto che dei medi, nel senso che sempre di più nell'innovazione sociale e nell'emersione di quelli che sono i soggetti che hanno bisogni specifici e quindi quanto i dati statistici sono in grado di ricostruire anche questa fotografia è fondamentale, perché il rilevamento di tipo qualitativo aiuta anche a definire quel tipo di intervento che non può essere standardizzato, ma che diventa sartoriale perché va cucito sulle diverse realtà. Abbiamo detto che dopo la pandemia, il PNRR, c'è una ripresa e la famosa ripartenza e resilienza eccetera che va molto veloce. Noi dobbiamo fare attenzione che in questa velocità non ci perdiamo chi non è in grado di stare dentro i vagoni che vanno in velocità, e dobbiamo capire come costruiamo dei vagoni dove stiamo anche con quei soggetti che stanno ai margini, che magari hanno meno strumenti, che sono i soggetti delle disuguaglianze. La riflessione che spesso facciamo noi è che anche i fondi del PNRR sono ingenti, ma non sono ingentissimi rispetto ai problemi che ci sono, e vanno mirati al superamento dei divari fondamentalmente, perché se non vengono destinati a questo rischiamo di impoverire l'efficacia che possono avere. Mi interessava molto quello che diceva anche Alessandra Rachi rispetto alla semplificazione, e la semplificazione del dato aiuta moltissimo a comunicare. Quello che ovviamente, questo lo dico anche dal mio diciamo, profilo ambientalista, come associazione, noi, la mia origine è quella Lega Ambientina, no? Producono molti dati anche per far comprendere l'entità dei fenomeni. Quello che è utile invece che i mass media poi questi dati li sappiano rielaborare dentro un ragionamento. La semplificazione deve essere nella lettura oggettiva, ma non nel pensiero che quel dato suscita. Molto spesso invece non c'è corrispondenza, e soprattutto su alcuni temi, a partire da quelli ambientali, oggi c'è ad esempio una maggiore capacità di lettura più puntuale, però anche su questo va fatto un lavoro. Noi dobbiamo sempre spingere i cittadini alla riflessione, al pensiero, all'utilizzo di quello strumento che è il dato. L'ultima questione è il dato come bene pubblico e il rapporto con la privacy. Noi riteniamo che adesso verrà fatta tutta anche il lavoro sulla digitalizzazione. Questo lavoro sulla digitalizzazione, questa è una domanda che lancio, può essere un lavoro in cui vengono raccolti dei dati dove nella conservazione della privacy questi dati poi vengono riutilizzati per leggere i bisogni e comprendere, soprattutto immaginate il terzo settore che ha sportelli, terminali territoriali in aree particolari, intercetta quelle fasce di popolazione che spesso è difficilmente
sono difficilmente contattabili e rintracciabili, come possono diventare anche protagonisti all'interno di quella che è una ricerca di raccolta che possono fare specifici soggetti all'interno di una cornice di digitalizzazione di quelle che sono esperienze, bisogni, richieste, necessità che nascono dai territori e dalle comunità. Questo è una frontiera che noi come Forum del Terzo Settore ci interesserebbe molto stare dentro un ragionamento di questo tipo, perché lo riteniamo uno scatto in avanti nella visione del rapporto fra il rilevamento e l'azione. Grazie. Grazie Vanessa, grazie davvero per la testimonianza Vanessa e buona giornata insomma. Carlo Mochi Sismondi, anche da questa, da quest'ultima intervento della dottoressa Palucchi, il tema del dato come bene pubblico, bene condiviso per fare una buona informazione utile, non solo per chi decide ma anche per chi come utente diciamo fruisce dei servizi della pubblica amministrazione. Dal tuo punto di vista, come incrocia in una fase come questa col tema invece appunto della privacy, cioè quanto diciamo in qualche modo la produzione di quei dati è limitata dall'attuale regolamentazione di tutela del dato personale? La domanda è un po' provocatoria perché da un certo punto di vista potremmo anche sostenere che siamo entrati in un contesto talmente ricco di dati che parlare di dati personali forse non ha neanche più molto senso. Le piattaforme hanno dati, milioni di dati personali, vengono profilati milioni di azioni di consumo, di acquisto, di spostamento di tutti noi, che in qualche modo rende il concetto forse di dato personale un po' diverso, forse un po' superato. Qual è il punto di vista tuo di testimone dentro il sistema delle pubbliche amministrazioni su questo fronte? Grazie, grazie Davide di questa domanda, è un tema interessante perché ci riporta al teorema della scelta della torre, cosa buttiamo giù dalla torre, che è un tema che purtroppo è ricorso molto spesso, no? In questo momento. E, buttare giù dalla torre la trasparenza o la privacy? Io rifiuto questa scelta, rifiuto di salire sulla torre e dover buttare giù l'una e l'altra. Dobbiamo avere il coraggio di dire che sono diritti ineludibili entrambi e dobbiamo perseguirli insieme. Io credo che sia tecnicamente possibile, serve un'attenzione, serve non usare la privacy come spesso è stata usata, pensiamo alla firmetta, pensiamo al click che dobbiamo fare per ogni sito internet che andiamo a vedere, molto spesso usata come una specie di foglia di fico per coprire le possibili responsabilità successive, ma non è stata formante dal momento che si è scelto e che si sono scelte le modalità organizzative per gestire i dati. Ecco, io credo che abbiamo in questo momento abbiamo sia la tecnologia, sia la capacità, sia la sensibilità per non buttare dalla torre una delle due, trasparenza o privacy, abbiamo bisogno di entrambi. Il dato è bene pubblico, il dato è un bene che. Il secondo aspetto che volevo dire, oltre a questo relatore, è che colgo dai relatori, è che è cresciuta fortemente la consapevolezza del bisogno di sapere. Questo periodo ci sta facendo crescere in tutti, non fosse altro che tutti noi alla fine tutti i giorni andiamo a guardare dati e tabelle sul Covid, è cresciuta dentro noi la consapevolezza che non sappiamo, la consapevolezza di questo bisogno. Questo ci porta a una nuova consapevolezza, che abbiamo bisogno di dati comprensibili, cioè il dato bene pubblico è un dato semplice, avete detto, e sono d'accordo, anche se ricordo Einstein che dice che le cose possono essere semplici, ma non troppo semplici, perché alcune cose non sono semplificabili al limite. Giusta la considerazione che poi dobbiamo avere il rispetto della complessità al momento che andiamo sulle interpretazioni. Però il dato comprensibile e semplice è sempre più un bisogno che cominciamo a sentire tutti quanti. Ma questo è dal mio punto di vista, che è il punto di vista delle amministrazioni al servizio dei cittadini come
coproprietari, non clienti, ma stakeholders nel senso di azionisti dell'amministrazione pubblica, questo deve diventare per i possessori di dati un grande impulso ad avere rispetto e ascolto di quelli che i dati poi dovranno leggerli e dovranno utilizzarli nella loro vita economica, sociale, politica, di rappresentanza o di presa di decisione. Se non c'è questo rispetto, cioè vi dico, se mentre parliamo tanto di dati, poi per fare in fretta col PNRR riduciamo o eliminiamo il dibattito pubblico sulle grandi opere, stiamo facendo il rovescio di quello che dovremmo fare. Una domanda un po' provocatoria che faccio a te e faccio subito dopo anche a Esposito, la stessa domanda per entrambi: ma le pubbliche amministrazioni, le imprese, li usano veramente e in che modo i dati statistici per prendere decisioni? Secondo voi l'utilizzo dei dati per le scelte di impresa e di gestione dell'amministrazione è alta, bassa, è sufficiente rispetto per esempio a un passato recente? Sta migliorando, ma è ancora largamente insufficiente. È largamente insufficiente perché nella pubblica amministrazione non ci sono le professionalità in grado di leggerle, quindi mancano le competenze. Banalmente mancano le competenze. Abbiamo assunto tutti i giuristi e ci abbiamo i giuristi, io non c'ho niente contro i giuristi, però se abbiamo tutti i giuristi è difficile che abbiano la sensibilità per interpretare il dato statistico, quindi mancano le competenze e manca anche l'abitudine della cinghia di trasmissione tra la realtà, l'amministrazione e la politica, che deve essere continuamente, quindi la realtà non parla all'amministrazione perché parla anche poco alla politica, che prende decisioni molto spesso non basate sui dati. Non è sempre vero, in questo momento abbiamo dei miglioramenti, quindi sono approvo la Sandra Rachi nel suo cauto ottimismo, quindi vedo dei miglioramenti, ma ancora c'è tanta strada da fare. Gaetano Fausto, faccio la stessa domanda a te sulle imprese, vai. Allora, guarda, io parto questo presupposto. Allora, noi abbiamo detto che l'informazione è un bene pubblico. Allora, per l'impresa l'informazione è un bene privato, cioè ha valore nel momento in cui può escludere gli altri e diventa per l'impresa un vantaggio competitivo, evidentemente, perché non avrebbe una utilità nel procurarsi. Io credo che le imprese oggi, le imprese hanno sempre avuto bisogno di informazioni predigerite, tant'è vero che le singole informazioni pubbliche non avevano per loro un grande interesse, si rivolgevano alle ricerche di mercato che poi magari interpretate le davano invece l'informazione privata. Allora, c'è una domanda fortissima oggi di informazione, le imprese sempre più estrarranno dalla rete le informazioni sui fenomeni e quindi questo sarà una domanda in crescita. La sfida che noi abbiamo come sistema di informazione pubblico è cercare di intercettare, questo parlavo di informazioni fenomeniche, quanta parte o che parte dell'informazione pubblica può essere inserita all'interno dei modelli aziendali per essere trasformata anche in informazione privata, ma evidentemente l'informazione pubblica si pone come un'economia esterna. Quindi io credo che nel bilanciamento tra informazione statistica pubblica, che è un bene pubblico, informazione conoscitiva impresa, che è un bene privato, ci sono degli spazi di ridisegno di quelle che sono le attività di supporto informativo che le imprese, probabilmente ci potremmo trovare su di un terreno intermedio che è quella dell'informazione per le imprese, pubblica per le imprese, che diventa un bene comune. Cioè, un bene sostanzialmente che viene offerto, perché non è escludibile il bene comune, alla collettività, ma che probabilmente ci porta a ragionare nell'avere da parte dell'utilizzatore degli aspetti di esclusività. In questo senso credo che stia la nostra sfida. Alessandra, dicevi prima che c'è forse una domanda di informazione ben maggiore da quella che è l'offerta. C'è anche una quantità di informazione invece di qualità di statistica ufficiale, ma non solo, che offre un tipo di risposta, ma forse anche qui chiedo la stessa cosa a te che stai su il fronte più sensibile, cioè quello della informazione, se vuoi, generalista, cioè quello che è un po' il polso di quello che una volta chiamavamo l'opinione pubblica. Ecco, ma l'opinione pubblica, tu prima dicevi c'è stata una grande quantità di dati e forse abbiamo
fatto un'abitudine nuova, ma poi li utilizziamo davvero questi dati? Per esempio, ci sono questi, cioè questa componente Novax che in queste settimane riempie le piazze di alcune città e che si alimenta di informazioni sui social che vengono poi confermate da algoritmi che ti ripetono lo stesso tipo di narrativa e ti auto, come dire, certificano nelle convinzioni che avevi già prima. Anche lì ti chiedo, come ho chiesto per le pubbliche amministrazioni e per le imprese, ma la società poi è in grado di utilizzare questi dati, questa grande quantità di dati che abbiamo a disposizione? Mi hai preceduto negli appunti che avevo preso per... No, vero, ma sono contenta perché eravamo sulla stessa linea, perché parlando di istituzione statistica parliamo come prima cosa dell'Istat, ovviamente, che in questo momento ha un compito molto delicato, cioè contrastare il più possibile con l'informazione ufficiale e qualità, di qualità, quello che appunto citavi Novax, ma tutto diciamo il terrapiattismo che viene detto, cioè le informazioni distorte che vengono veicolati sui social e in generale sulla rete. Questo è un compito che spetta molto sia all'Istat come, diciamo, ente che produce questi dati e ovviamente poi a chi li recepisce come i media tradizionali. È una cosa molto difficile che va contrastata con quello che veniva che hai detto proprio tu prima, con la velocità, perché la velocità che hanno oggi i social, la diffusione sulla rete, deve avere una tempestività, visto che adesso tutti i media tradizionali anche hanno ottimi siti internet per contrastare questa velocità, che c'è una, dove c'è una diffusione sul territorio. Una cosa importante che volevo dire proprio rispetto all'Istat, visto che io lo seguo da molti anni, è che si è molto adeguata a questa richiesta di informazione, a questa domanda dell'informazione, perché i tempi, diciamo, 20-15 anni fa, quando lo cominciavo a seguire, era molto più stretta in quella che si dice una torre d'avorio, cioè era più circoscritta a un'informazione dedicata e non generalista, come stavamo dicendo. Invece oggi lo è molto di più, con i report, con informazioni che non solo con i dati, ma interpretano i dati. Prima questo non c'era, c'era molto di più appunto semplici dati che poi andavano collezionati da chi li riceveva. Invece oggi, proprio per chi li deve veicolare come noi, è molto più fruibile, e questo lo dicevo a beneficio di questa velocità che è diventata indispensabile, cominciando all'inizio proprio dal contrasto necessario dei temi che vengono portati avanti dai Novax in questo momento, specificatamente perché è quello più sensibile che viene visto. I vaccini sono usati come clava dai Vax. Io sono introdotta volutamente dentro molte chat di questi terrapiattisti, come l'ho chiamato io, oppure Novax, che è più semplice da capire, che veramente distorcono l'informazione ad uso di una cosa che per il bene comune è dolorosa e drammatica. Perché io proprio ieri ho fatto un'intervista a un fisico, a proposito di intervista ai fisici e quindi agli statistici e quindi agli immunologi che veicolano la statistica. Questo era quasi inesistente prima della pandemia, e questo sono sicura che è un bene che ci porteremo dietro dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Però quello che mi ha riportato questo fisico sperimentale che elabora i dati è proprio l'importanza del vaccino, che con i dati viene evidenziata in maniera importante, perché se ci fosse un aumento della vaccinazione anche importanti rispetto a questo Natale che ci aspettiamo, per esempio, che con l'evoluzione diciamo stante adesso può portarci verso una fase critica, l'aumento del vaccino proteggerebbe questo, quindi questo andrebbe veicolato sopra di più, perché molti che non si vaccinano non sono Novax agguerriti, come vediamo nelle piazze, che sono comunque, continuano a essere un dato minore,
perché ci sono molte persone che hanno proprio la cosiddetta paura, cioè non hanno un'ideologia rispetto al Novax, ma hanno proprio paura. Quindi poter convincere anche in, tra virgolette, un porta a porta, anche con tutti i dati, strumenti a disposizione, è un bene comune fondamentale, indispensabile e possibile. Questo appunto è un bene comune pubblico in questo momento fondamentale. Grazie Alessandra, in effetti questa è, diciamo, la speranza che io condivido molto, facciamo lo stesso mestiere, questa vicenda qui diciamo ci mette nelle condizioni di una ripartenza con appunto una società che è stata esposta a una quantità di dati e di informazione basata su dati che in qualche modo lascerà il segno, la sensibilità. Una delle impronte positive, diciamo, di questa crisi è proprio il fatto forse che ci sarà una sensibilità un po' più accentuata rispetto al dato scientifico. Bisognerà, come dire, fare in modo di tutelarlo, di tutelarne la forza e di ricordare che appunto il dato scientifico, il dato statistico ufficiale è la base per definire chi siamo, che società siamo, che tipo di decisioni possiamo prendere in maniera veduta e poi una volta prese come facciamo a misurare veramente gli effetti di questo tipo di decisione che è stata presa, sia essa del decisore pubblico nazionale o del decisore pubblico locale, insomma. Io credo che su queste considerazioni possiamo concludere il nostro incontro e salutarci qui. Io ringrazio ancora tutti, ringrazio Vanessa Palucchi, che è portavoce del Forum del Terzo Settore, ha dovuto lasciarci qualche minuto prima. Ringrazio Alessandra Rachi, collega e giornalista del Corriere della Sera, per molti anni ha seguito e ha raccontato sul Corriere della Sera i nostri rapporti annuali. Certo, dai vecchi rapporti annuali a oggi molte cose sono cambiate. Nelle riflessioni che abbiamo fatto ne abbiamo appunto parlato approfonditamente. Gaetano Fausto Esposito dell'Istituto Tagliacarne, Centro Studi e Analisi Economiche del Sistema delle Camere di Commercio. Infine Carlo Mocchi Sismondi, Forum PA, il presidente di Forum PA, uno dei partner, diciamo, che con Istat ha condiviso un lunghissimo percorso, una lunghissima storia condivisione di una funzione centrale dello Stato, cioè quella di trovare in qualche modo il modo per produrre statistica ufficiale, per produrre misure utili per il decisore. Io vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio chi seguirà questi nostri lavori della nostra 14ª Conferenza Nazionale della Statistica e alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.